dobbiamo parlare di femminicidi, innanzitutto vanno definiti. Che cosa sono i femminicidi? In realtà non c'è una definizione di femminicidio nella nostra legislazione, mentre c'è ad esempio nei paesi dell'America Latina. Quindi come misurarlo? Le Nazioni Unite hanno deciso, almeno fino ad adesso, di andare a misurarlo con la relazione tra vittima e autore. Quindi si va a vedere chi è che ha ucciso la donna e di conseguenza andare a provare a trovarne i dati statistici, in questo caso per noi del Ministero dell'Interno, e chi è l'autore. E quindi si possono considerare dei femminicidi quelli avvenuti in ambiente domestico o ancora di più se il focus è da parte di un partner. Se il fenomeno è prettamente italiano? Assolutamente no. C'è una diffusione che è abbastanza omogenea all'interno dei paesi, anzi l'Italia si colloca anche in situazioni della graduatoria a livelli molto più bassi rispetto ad altri paesi. È vero che nel mondo sono uccisi molti più uomini, tant'è vero che se noi consideriamo le vittime di omicidio, l'80% sono uomini e il 20% sono donne. Tuttavia, se andiamo a vedere chi ha ucciso la persona, a questo punto la situazione si ribalta. Abbiamo un 64% di donne che sono vittime di omicidi in ambito familiare e un 36% di uomini. E ancor più questa situazione è ancora più sottolineata dal fatto che le donne sono uccise nell'82% dei casi da parte di un compagno e nel 18% invece sono gli uomini uccisi da parte di un compagno. Questo ci fa capire come il fenomeno è strutturalmente diverso tra maschi e femmine. Un brevissimo sguardo a questa figura ci permette di notare come la situazione europea è comunque decisamente migliore rispetto al resto del mondo. Ci sono 0,7 donne uccise su 100.000 donne rispetto ad altri paesi in cui invece, ad esempio l'Africa, il tasso è 3,1. Questo grafico mette in evidenza come i tassi degli omicidi delle donne su 100.000 donne siano ancora variabili a livello europeo e vanno dallo 0,2 per 100.000 donne al 2,9 per 100.000 donne. Tuttavia, nel momento in cui andiamo a considerare gli istogrammi rosa, cioè i dati delle vittime da parte di un partner, di un proprio compagno, ecco che la situazione è molto diversa perché il dato è molto più piatto e quindi non abbiamo i picchi precedentemente analizzati e va dallo 0 per 100.000 donne della Slovenia allo 0,7 dell'Albania, ma è una situazione completamente più stabile e non differenziata per i vari paesi, quindi non influenzata peraltro dai livelli della criminalità dei vari paesi. È per questo motivo che le politiche devono essere diverse per far diminuire gli omicidi delle donne, gli omicidi degli uomini e in generale la violenza contro le donne. Quindi sono soprattutto politiche di genere.